Ehi, tu, l'amante spietato Grim Lavamanzer, ieri ci hai fatto perdere. Va mica bene, eh? Ma perché dare le colpe alle carte quando dobbiamo solo incolpare noi stessi? Magic è un gioco democratico. Tutti hanno lo stesso quantitativo di sfiga e tutti hanno lo stesso quantitativo di fortuna, perché la sfiga, la fortuna, semplicemente non esistono. Si chiama statistica. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui siamo al video numero 3 per quanto riguarda la partita numero 4 della Lega Modern che stiamo giocando con Gruul Obosh Dolore. Vi avevo promesso di raccontarvi la storia di quella lavalamp. Molto semplice. La lavalamp è il primo regalo che mia moglie mi ha fatto quando ci siamo conosciuti 20 anni fa, quando ci siamo messi insieme, scusate, non quando ci siamo conosciuti. Da quel momento io ho sempre avuto la lavalamp. Mi è sempre piaciuta, non l'ho mai usata, cioè la usavo poco, bella lì. Ho cominciato a riusarla da quando faccio video. E sta là, bella compatta, bella sensata, bella colorata. Chiaramente, non devo dirlo, con l'uso. Ah certo, non funziona più. Dico, ah, caspita, mi tocca aprirla. Aprimo sta lavalamp, la apro e che cosa scopro? Che la lavalamp sotto c'è una lampadina, una semplice lampadina. Oh, è tornato Manu Chao, raga, è tornato Manu Chao. E la lampadina però ha condensazione. E le lampadine a condensazione non vanno più, raga. E come ha risolto Akira? La ferramenta mi ha venduto l'ultima lampadina che aveva, non a LED, perché adesso anche quelle a basso consumo, perché deve fare sia luce che calore, se no non funziona perché non squaglia la cera che è dentro la lavalampa. E quindi questa sarà la mia lampadina. Vediamo qual è la storia invece del grande Manu Chao. Allora, ragazzi, questa mano senza rampanti la tengo perché fa drop a 1, drop a 2, drop a 3. Diciamoci la verità: è sensata. Non è la mano che vorresti sempre sceglierti con questo mazzo, ma è sensata. Se lui fa creatura adesso, io posso fare due danni. Se lui fa Urza's Tower, io la prendo un po' in quel posto perché avrei voluto molto di più, ma molto molto di più, avere delle risorse per levargli il trono. Quindi, visto e considerato che gioco 4, 5, 6 effetti di Blood Moon in tutto, chiaramente questa mano fa schifo e ci farà perdere. Allora, questo Bone Crusher Giant fine turno noi glielo tiriamo perché no. La verità è perché no, non c'è un no a non tirargli stomp in faccia. Tieni, ti sei preso stomp. Dopodiché facciamo Glotis, attacchiamo. Non è che siamo in a good shape, anche perché se lui ha tenuto a 7 così bello pompato, così pimpante, così voglioso, così incredibilmente metallaro come noi, e abbiamo la maglietta del Sony Sphere dove siamo andati. Stavo dicendo avrà trono servito, invece non ha trono servito, attenzione, ha semplicemente tonno Sir, semplicemente. Che voglio dire? È ok, non è la più grande delle tragedie. Boh, Clodis, ma non si può scegliere di lasciarle lì le terre? Perché io le avrei lasciate volentieri, capisci? Non so come dire. Così non le metto. Clodis non può rompere le scatole, non può generare niente, mana, nulla. Magus of the Moon, però, direi un minimo dovrebbe fargli male. Poi facciamo. Come si chiama lui? Oddio, fare Ombush prima di questo? Non lo so. Beh, ma se lui ha Dismember lo usa adesso. Ok, infatti. Benissimo. Ha usato Dismember. Quindi possiamo tranquillamente fare Obosh. Dismember perché si deve liberare dalla nostra morsa. Quanti mana sono? 6. È ballista. Oh, leviamo questa carta perché lo sappiamo. È Ugin. Oh, simpatico Ugin. Che fa pezzo. Chiaramente va bene, cioè va bene ma va male, e poi fa anche questo perché non lo dovrebbe fare. Allora noi, siccome non ci serve il mana in più, direi che mo gli facciamo due danni in faccia, semplici esempi. Guarda, manco Faker che devo bloccare, tanto un blocco lo sa pure mi nonna in Cariola, che
non esiste da un sacco, però vabbè, 12, adesso faccio Bloodborne è carina. Bloodborne era carina. Però se faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, 1, 2, 4, 5. Cioè faccio Obosh, muore e basta. Faccio Bloodborne, almeno muore. Però sono morto, diciamoci la verità. Sono molto morto. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sono a 14. Adesso Bloodborne lui non la leva, chiaramente. O la leva. Se la leva, ho una piccola chance. No, non ce l'ho la piccola chance. Non ce l'ho. Vabbè, io è chiaro che prendo danni, cioè è evidente. Se ho una possibilità è quella proprio di prendere danni e poi ammazzarlo con Obosh. Ok, lui fa una 2-2, che ricordo sta sotto a Grim Lava Manzer, al di là del fatto che io non c'ho cosa al cimitero. Clodis non agisce per la seconda volta in vita sua, bene. E quindi lui si è tenuto proprio bello agile. Quindi se io qui avessi avuto la possibilità di sparare, lui sarebbe morto. Ah no, perché non ho animato Clodis, semplicemente quello. E allora sono morto, lui ammazza questo, sto a 5, muoio. Vabbè, peccato. Mano scarsa in questo matchup ho ottenuto, mano scarsa. Allora levo i Bolt che non servono a granché, metto Bloodmoon. No, ah, è Natural State. È Natural State. GG. Manu Chao mi ha scritto GG. Io gli vorrei dire no GG. Cioè, nel senso, G1, Manu Chao. Gli ho scritto, che poi per la privacy, ho coperto qui le loro imprecazioni, però poi alla fine mi hai raccolto. perché so io, guarda qui il bel trittico di carte. Guardate qui. Bello, però. Mamma mia. Tutte rosse, il rosso, questo colore così tanto bistrattato da mamma Wizard. Che palle però, cioè Keep, ma che schifo, dai. Levo Kitchen Sinks, dopo scatterra tipo a tutti i costi, magari basica tra l'altro, perché se no Magus mi ammazza pure a me, però vabbè. Ma mai una mappa, non puoi fare mai una mappa una volta? Cioè per farmi contento che avevi tenuto con due pezzi di trono e fai mai una mappa? No, non lo puoi fare, vabbè. Siamo morti, mortissimi, mortacchioni proprio. Mustafa. Qui fa calice a uno, manco gli spacco la famosa mana mappa. Quindi fa ballista da uno, sto ancora più male. Calice a uno, vabbè. Mannaggia sta terra. Pescata. Ok. E io faccio prima Magus o prima questo? Scarto questo e l'altro di questi? No, faccio prima Magus. Fai dismember. Let's do dismember. Non lo fa. Va bene, io posso fare buon crusher, ora non posso più fare season in piromanza, però senti, io sto ok con la mia giocata, sto pure ok con la coscienza. Prima o poi pescherò rosso, Secondo me buon crusher gente è veramente una carta figa, dovevano farla a due rossi per essere più bilanciata, così è veramente forte. Una Wastis, quindi adesso può fare Don Nosir. A quel punto io leverei l'altro Bone Crusher già, io se non pesco terra non posso fare Season del Piromanzer, perché ovviamente è la carta più forte che ho in mano. Ne ho due però, quindi che ne leva una, che senso ha? Vediamo cosa sceglie.
Se sceglie Natural State proprio. Oh, ma sai che c'è? Natural State Boot. No, però è uguale Bolt, perché Bolt alla fine sta sotto calice del nulla 1 uguale. No, no, meglio tenere Natural State. Ha levato Bone Crusher Giant. Bravo, saggio il nostro eroe, saggio. Questo però ci aiuta molto. Ah, ci aiutava molto. Ci aiutava. Aiutava, io meno. Lui va a 12, me ne può fare un altro Don Dossier. No, mi può fare pure la 5-5. Karn. Karn. Prende un Coil Engine. Walking Ballista, come quello di prima, eh? Quello che abbiamo incontrato. No, abbiamo già incontrato questo mazzo, no? Quindi qui lui ci dà una carta. Probabile, cioè non, se quella carta è terra io non sarei contento, insomma. No, invece fa ammazzare carne. Va bene, tu con Walking Ballista ammazzerai il mio mana, io non avrò più mana, che ti devo fare? Ti continuerò a menare, possibilmente, in tutti i modi. Qui tra l'altro potrei pure fare la colletta, cioè nel senso che se lui attacca potrei sacrificare il doppio magus, lui in fondo ha solo due Eldrazi Temple, se fa prima ballista quasi quasi ci penso. Perché ormai il mana ce l'ha tappato dal fa ballista. No, invece prima attacca. Comunque ballista la fa da due. Quindi se il suo piano era levare un magus, ora il suo piano deve essere rivisto. Ballista 2. Ora leverà Arbor Elf subito, immagino. No. Che cazzo. Mi fa stappare Arbor Elf, è scemo. Tacco. Perché ha fatto ballista senza usarla? Boh. Ah, sempre calice 1. Quante volte vi scordate anche voi calice 1? Io sempre. Cioè, per me è proprio una cosa che non esiste. Un'altra ballista fa? No, Mindstone, che è fortissima in questo caso perché gli dà l'incolore che gli serve. Ma lui che sta aspettando? Non attacca, non difende. Non attacca, non difende. Adesso può mettere un ottimo segnalino in più a ballista. Io ci pre-combat faccio questo perché. No, sempre attacco. Sempre attacco. Lui decide cosa fare. Lui sta a 8, non è che è proprio più forte del mondo. Adesso ci dà la carta che non ci ha voluto dare fino a mo'. Bene. Che carta è? Un altro doppio spruzzo, stavolta me lo ricordo. Meno male, tra l'altro, così butto quei due e non butto Seasoned Pyromancer. Glorybringer mi sembra ok. Glorybringer mi sembra ok, al di là del fatto che io con l'Arbor Elf l'ho perso, quindi vabbè. Lui qui può fare ammazzo un magus. Mazza, proprio, cioè lui dice no perché ha perso ballista, non l'ha ricaricata. Ho contato male io, 1, 2, 3, 4. Ah no. Ok, va bene. Cioè, le sue risorse contro le mie mi sembrano un ottimo scambio. Io qua, 1, 2, 3, 4, se pesco terra faccio Glorybringer. La mia board c'è. Vediamo che si inventa lui. Lui deve pompare quella a 3 per levarmi le cose più pericolose che sono. Cioè che si sente Pyromancer, che è pericolosissimo. Non lo so, mi piace come ha giocato lui. Però forse invece non aveva altre giocate di livello. Qui 5 mana fa qualcosa che. No, fa Vorkoil. Vorkoil mi ammazza. Vorkoil mi ammazza, certo.
Urkoil mi ammazza, a meno che io non pesco Luca, con Luca non ci faccio niente, niente di niente. Urkoil, non ci faccio niente di niente. Come faccio a... io devo andare a pesca, diciamo la verità. Anche perché c'ho un'altra carta che non posso fare, che è Grim Lavamancer. Io devo andare a pesca, pesca a terra, cercare di fare Obosh e poi ammazzargli tutto, cioè sperare di ammazzarlo tutto. Quindi io qui, tra l'altro, non so che scartare oltre a Grim Lavamancer. Comunque Lucca, Glorybringer, fondamentalmente sono la stessa cosa, da aver fatto che da una parte sacco un pezzo. Oh, io mi tengo Lucca. Comunque lui adesso pomperà, cioè cercherà di ammazzarmi troppo a tre, no, forse mi tengo Glorybringer. Trovo terra, 1-2 mana, no, Clotis era buono, Clotis è molto buono con Obosh. A lui adesso attacca, va a 14, che si inventa per non morire? Perché io poi gli faccio 14, penso che lo contate, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 lui ne faccio. Che si inventa per non morire? Un altro Urkoil. All is dust, sono morto alla grande, bim bum e bam. Ragazzi, va male questa lega, onestamente ci si mette anche un po' di sfortuna, dai, cioè questo lo possiamo dire un po' a gran voce, lo possiamo dire. Mamma mia, doppio Clotis, veramente fortunatissimo. Tanto Clotis sarebbe morto anche lui con Olis Dust. Non muore mai, Clotis invece muore in questo caso. Lui a uno si sacca quell'affare, adesso guadagna altri 6. Un giocatore, insomma, intelligente avrebbe già abbandonato la partita. Se fa il mostro mi ammazza. Ole. 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 Quindi, dal mazzo che doveva fare 5-0, al limite possiamo fare 2-3. Recuperare la metà del nostro fantastico investimento. Male male male, diciamo che la prima volta che gioco il mazzo mi sembra che non sia assolutamente con l'autopilot, bisogna tenere delle mani forti. Io ho tenuto delle mani qui, per esempio in G1 ho tenuto una mano che non andava tenuta. Mi sa che questo mazzo non tiene mai senza accelerino, diciamoci la verità, perché poi salta comunque il turno 2 sempre, e a meno che il matchup non è estremamente positivo in cui puoi fare Bone Crusher Giant, secondo me non tieni mai appunto le mani a 2, cioè le mani senza accelerino, volevo dire, no, le mani a 2 non le tieni, perché se c'hai una mano a 2 sei morto, la mano a 2 sarebbe mollicana a 2, no. Non lo so, sto pensando se potevo fare delle scelte diverse. Io devo dire che lui comunque ha incatenato bene le spell. Tra l'altro Olis Dust la faceva pure senza levarsi i due Magus. Peccato, peccato, è andata così. Andiamo avanti. Cerchiamo appunto di almeno di fare 2-3, che mi sembra comunque un risultato, quantomeno per la prima lega in cui uso il deck, forse un risultato ok. Allora, qui c'ho Celerino into Magus of the Moon, tengo, quindi mi sembra che la mano è forte. Anche prima comunque veramente un po' di sfiga per non aver pescato le terre, che in verità mi sono dato via, me le sono scartate al primo Season of Pyromancer. Forse effettivamente non scartandosi quelle terre, facendo terra nei turni giusti, comunque erano due foreste, non facevo un cazzo, diciamoci la verità, però vabbè. Ok, Ardent Scales con bianco verde, già ho paura di quello che può per succedere, diciamo. La removal coin in mano mi aiuta a averne di meno di paura, il Glorybringer che fa un'altra removal mi aiuta a averne ancora di meno, perché purtroppo qui Magus of the Moon non serve a niente, lui c'ha solo, tira fuori l'Inkpot Nexus, però c'ha solo carte in colore, no?
Tipo Anbarak Walker che deve morire adesso, lasciare due piccioni, non bello, non bello per niente, non bello per niente. Eccoci qua, anche se sennò diventa 3-3 raga, quindi non è che posso inventarmi niente di diverso. Lui volendo, se io attacco, blocca, perde i due piccioni, io poi ho un Magus per il suo Nexus successivo, diciamo che io se perde i due piccioni sono contento. Vediamo se è contento lui, perché immagino che abbia delle altre spell colorate. Infatti ci pensa, se io gli faccio questa giocata e li perde. Va bene, per me è ok. Cioè, in fondo ho risolto la sua carta. Io con due carte ho dovuto risolvere la sua carta, diciamoci la verità. Però diciamo con una carta e mezzo, perché abbiamo questa qua. Vediamo che si inventa. Cioè, io di Nexus non ho paura perché c'ho un Magus in mano. Quindi, lui perché ha fatto questo blocco? Che doveva fare di verde? Verde e bianco. Ravager, niente. Quindi ha fatto un blocco, secondo me, inutile. Va bene, hai fatto Ravager. Quindi tu pensi che grazie a Ravager la partita l'hai svoltata. Ravager, Ravager into Arcbound Worker. Wow. Quindi tu vuoi ammazzarmi con Nexus, che voglio dire, va bene. Ecco, questo mazzo fa schifo quando peschi due cose a tre, un'altra cosa a tre che non puoi fare quando hai 5 mana. Allora, se io faccio Glorybringer qui e faccio 4 danni qui, lui sacca, sacca proprio la giocata più sbagliata del mondo, quindi non ci pensiamo neanche. Che ho fatto? Buon Crusher Giant? No, ok, mamma mia, pensavo di essermi sbagliato. Faccio Magus e diciamo che in un mondo ideale risolviamo il problema di morire di Nexus nel mondo ideale. Come fa Ballista, chiaramente il problema di morire di Nexus si ripropone. Qui il verde ce l'ha, fa Unchained Steerings, Walking Ballista, perfetto. Quindi fa Walking Ballista da 3, mi leva tutto il board. Ottimo abbondante. Io lo farei subito tipo. Ma volendo tra l'altro carica balli. Esatto, cioè questa cosa è ottima. 6. Questo. No, ok. No, non blocco, no. 4 vado a 12. Questo gli dà uno in più. Quindi 4. 4 più 1 in più. Ah, in combat 6. No, vabbè, no, ho contato male. Bella, 12. Ok, andiamo a G2. Bene, diciamo che Glorybringer fa schifo. Ma diciamo che Clotis fa schifo. Ve? Tutto molto schifo. Tranne Natural State, che chiaramente voglio tutta la vita. Bloodmoon secondo me non è ok. Life goes on per le vite, ma chi se ne frega. Questo matchup secondo me è una merda comunque. Boh, cioè a me Glorybringer mi sembra veramente così così. Però dipende dalla board state. Chainfix è carino. Vabbè, passiamo la curva. Cioè, noi sa, dovremmo fare con Bolt contro Arcbound Ravager e Bolt contro quel cesso di coso che fa i pedini. Non benissimo, non benissimo questo 1-4 che state per vedere. Ok, l'accelerante c'è Clotis, c'era un removal, c'è una doppia removal, quindi teniamo. Teniamo once again, vediamo che succede. Qui prendiamo una verde, così ci siamo subito levati il problema della fetch. Ecco qua, Utopia Sprawl. Questa da rossa, abbiamo due verdi, due rossi. A posto. Quindi possiamo fare Clotis e rampare un pochettino. Se lui non fa creatura, se fa creatura potremmo pensare di fare Bolt alla removal, ma tanto fa Ardent Scales, che è la carta che più temiamo. Non peschiamo ovviamente spacca incantesimi, quindi facciamo questo affare. Ora lui un'altra volta a turno 2 fa quello che lascia i pedini. Clotis non serve a niente, cioè nel senso qui noi possiamo fare doppio bolt, 1, 2, 3, 4,
4, abbiamo di tutto in mana, quindi non possiamo fare tutte le spell, nel senso se vogliamo fare Bone Crusher Giant a 2, Angmar a Walker, vabbè, proprio perfetto, cioè nel senso eccezionale, tutto quello che io non peschiamo terra, noi peschiamo terra. Allora facciamo questo, mettiamo, sì, i due pedini li hai messi, stavolta non te li ammazzo perché non ho il combat da farti, sto peggio di prima, pensa un po', e Bone Crusher Giant, vai, non lo so, non sia mai che Bone Crusher Giant si inventa qualcosa, ma c'ho Bolt in mano, doppia terra, che te puoi inventare Bone Crusher Giant, che te puoi inventare niente, che te puoi inventare mortacci tua, ravaggia, è certo, giusto, ma perfetto, non c'è niente di diverso da quello che io avevo pensato che sarebbe successo, cioè la morte. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, noi volendo possiamo fare Obosh più terra, sì, faremo così, ma va bene. Certo, raga, io un po' rosico effettivamente. Allora, Obosh, eccolo qui. Quindi qui è una race. Chi fa prima il mio Bone Crusher Giant che fa 4 danni o le sue creature che sono tutte fortissime e tutte fanno cose. Cioè, il Bone Crusher Giant adesso contro chi muore? A parte che volendo lui blocca con Arc Band Worker, proprio tranquillo. Cazzo che arriva. Infatti. Worker muore. Va lì, io gli potrei fare Bolt adesso. Prima di questo. Lui basta che si sacca uno di questi. Però gli faccio saccare uno di questi, io spreco un Bolt per uno di questi, che volendo io ho Bolt, praticamente. Vabbè, aspettiamo perché magari Bolt ci servirà quando lui carica una balli. Ma perché? Io non lo capisco sta carta. 7. Ah, perché uno è il suo e uno è quello di modulare. Mamma mia. Ok. Ok. Animation Module, quindi adesso c'ho tutti i bloccanti del mondo, noi non trappiamo mai, quindi vabbè. Partita finita, dobbiamo solo pescare Natural State, ma tipo Natural State into Natural State dobbiamo pescare per avere una possibilità. Walking Ballesta, ok, da uno, quindi lui praticamente adesso vuole uccidermi di combo, ma sa che io ho Bolt, diciamoci la verità. 7, 8, 9. Io non blocco. E lui può decidere di pompare tutto. Praticamente. Sì. 9. Che ha saccato? Come vedi? Non ho capito che ha staccato per fare questa cosa. Non sta staccando Animation Mode, vabbè, 11, 12, 13, dai. Subiamo. Ah, andiamo a 1 e Ballista ci uccide. Non possiamo farci niente. Se spara a Ballista, mette tutto su Ballista e mi ammazza. Anche che qui guadagna segnali in più, eccetera. E ben così ragazzi, bene così, e queste leghe vanno come vanno, questa male Mazzo va imparato a usare, però caspita ragazzi, i risultati parlano un po' da soli, eh. Parte questa partita qui, forse quella con Manu Chao, le altre, cioè questa qui non abbiamo, sì, dici hai pescato troppe terre, vabbè raga, cioè, non ci lamentiamo che pescavo troppe terre, il matchup era orribile, cioè che te inventi, niente, non è un bel matchup, secondo me contro Eldatron non è un bel matchup, ne abbiamo vinta una, l'unica che abbiamo vinto proprio l'abbiamo vinta contro Eldatron, contro Scapeshift il matchup è una merda, ripeto, lui è un po' asculato perché ha pescato doppio Scapeshift in G2 e G3, non lo so, forse ci possono essere dei mulligan migliori, però effettivamente il mazzo mi era sembrato overwhelming, invece chiudo dicendovi ma io non è che ve lo consiglio neanche
non fa le magie sto mazzo, raga, fa, provoca dolore, provoca molto dolore, però non fa le magie. Bene ragazzi, la nostra Lega Modern finisce qua dopo tre appunto giornate. Domani facciamo una meta analysis Modern, così ci vediamo un po' di mazzi che sono usciti fuori, ci vediamo anche il mazzo di Insano di cui tanto abbiamo parlato, i mazzi che hanno vinto il PTQ, i mazzi più importanti comunque di questo periodo del Modern. Poi venerdì e sabato lo so, la sorpresa che vi ho teasato domenica, chiedo scusa ragazzi, non sono riuscito a farla, vediamo se riusciamo a farla questa settimana. Io spero di sì, perché come al solito quando faccio una cosa poi deve essere seriale, io la faccio sempre, sempre, quindi non è che se ne faccio una poi domenica dopo non c'è, poi ogni settimana mi devo trovare il tempo, ritagliare la possibilità di fare questa appunto sorpresa. Non vi voglio dire che cos'è ancora, non faccio spoiler. Detto questo, grazie per aver guardato, provocate dolore nei vostri avversari, io torno a fare le magie mie con il mio Yorion che scomba, che fa cose, che fa blinca la gente, perché è il mio stile di gioco, evidentemente, insomma magari avete pure notato che questo non era proprio il mio stile di gioco, però caspita, volevo farvi vedere Obosh in Modern. Peccato che non abbiamo conquistato quello che ci riprenderemo quello che è nostro, un bel napoletano, cioè. E dicevo un giorno, grazie per aver guardato.